Dai ragazzi, allora vittoria 2-0 sul campo dello Spezia. Allora, premettendo che abbiamo fatto il nostro, ragazzi, perché già lo Spezia comunque è una squadra inferiore anche di tanto rispetto alla Roma. Oggi abbiamo trovato uno Spezia con il giocatore più importante loro in difesa, Kiwar, che è andato all'Arsenal, Anzola, che è il vice capocannoniere del campionato, è andato allo Spezia. E infortunato e più qualche squalificato, Bastoni, Nicolao, si è fatto male quell'altro giocatore, però la Roma non ha sottovalutato la partita, ha fatto una partita come doveva fare, come fa lei, no? Più concreta, compatta, approfittando degli episodi e delle situazioni giuste, anche contro un arbitro che ha arbitrato nettamente contro la Roma, perché in più di un'occasione si è visto un arbitraggio andare contro la Roma, ma la Roma, essendo veramente molto più forte dello Spezia di oggi soprattutto, ha vinto anche contro l'arbitro. Bicchiere mezzo pieno soprattutto Tammy Abraham, che fa un grande gol e che fa un inizio di stagione gennaio veramente veramente importante. A gennaio Abraham è stato decisivo in tutte le partite del campionato, veramente in tutte le partite del campionato. Bene così, bene Dybala, bene bene il Shaarawy che si fa trovare pronto, e in tanti mi dicono la Roma gioca meglio senza Zaniolo. Vi dico sì, soprattutto per quanto riguarda l'affinità di coppia fra Abraham e Dybala, che si cercano di più, c'è più fluidità di manovra. Zaniolo comunque ultimamente era proprio un giocatore anche troppo nervoso, che credo faccia giocare un pochino male la Roma anche per i suoi atteggiamenti in campo, no? Il suo nervosismo e tutto quanto. Però c'è da dire anche che oggi mancava anche Pellegrini e la Roma comunque credo non ha sofferto l'assenza di Pellegrini, perché comunque ha giocato con il Shaarawy che quel ruolo là secondo me è il suo. Non è un esterno del centrocampo, ma è proprio quello, cioè Shaarawy è una seconda punta, un attaccante a tre esterno, è quello là. Shaarawy ce l'ha la giocata, ce l'ha per fare gol, l'ha sempre fatti. Purtroppo il problema di Shaarawy è che è stato sempre discontinuo. Io direi che sarebbe meglio la Roma, secondo me, rivedere anche il ruolo dei Pellegrini e metterlo magari un pochino più dietro, un pochino più a centrocampo che più davanti. E la difesa non ha mai sofferto, oggi ovviamente l'attacco dello Spezia era poca roba, ma un po' tutto lo Spezia oggi era poca roba, ragazzi, a livello, si vedeva proprio la differenza a livello fisico. Ecco perché io dico sempre, ricordo sempre, secondo me, io l'unica cosa che do ragione a Pinto è che secondo me la Roma è una squadra della Champions League. È una squadra che deve andare in Champions League proprio per forza che ha, e perché tante volte anche non giocando chissà che quale calcio, però proprio a livello di forza fisica, di inerzia, si vede proprio uno strapotere che la Roma riesce comunque a vincere le partite. Un Thiago Minto che devo dire delle cose, non mi è piaciuto prima della partita, nel senso, su Zaniolo che devi vendere, io direi cerchiamo di sminuire questa situazione, cerchiamo un attimino di non rendere pubbliche tante cose, no? Di non accollare al giocatore, tanto non serve, lo sappiamo tutti quanti che è Zaniolo che ha sbroccato dopo la partita contro il Genoa, soprattutto che ha accelerato una situazione che però la società consapevolmente porta avanti da un pezzo. E poi si è capito, secondo me, dalle parole di Thiago Minto che lui è sicuramente una persona a rischio a Trigoria se non arriva alla Champions League. Cioè la Roma deve andare in Champions League, e dico anche io che stavolta, soprattutto se verranno confermati 15 punti alla Juve, la Roma deve andare in Champions League. Non scherziamo, perché poi pure vince la Coppa Italia, ma se non va in Champions League con Lazio, Atalanta, sarebbe un fallimento comunque per il valore
della rosa dei calciatori della Roma, per il Monte Ingaggi, per tutto quanto, per i soldi spesi in 2 anni sul calciomercato. La Roma deve andare per forza a Champions League, secondo me, senza la Juve. Con la Juve poteva andare anche punto a punto e andava bene uguale. Ad oggi la Roma ha l'obbligo. Però, ragazzi, abbiamo cominciato comunque a livello di risultati un 2023 molto bene, con 4 vittorie in pareggio. C'è da continuare, come dico io sempre, non abbiamo fatto niente, piedi per terra, calma, perché ancora la strada è lunga e i cavalli si vedono all'arrivo. Perciò è ancora lunga, 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 soprattutto per quanto riguarda il percorso in campionato. Ce n'è di strada da fare. Ripeto, a Roma i punti che secondo me finisce questo girone d'andata con i punti che secondo me su per giù doveva avere, anche io, anche se mi aspettavo qualche cosa di più. Per quanto riguarda il gioco, ragazzi, è inutile commentare più che altro. Ormai la conosciamo la Roma, è una squadra che è solida, che è compatta e che se riesce a sfruttare l'episodio quasi sempre poi riesce anche a vincere le partite. Non sarà mai una squadra spettacolare, bella. Più che altro me l'aspetto un po' più con ritmo, frequenza, intensità, magari velocità di esecuzione. Al primo tempo oggi l'ho vista un po' sorniona, però poi alla fine giocata di Dybala, gol e poi veramente una squadra come lo Spezia non può mai riuscire a segnare la Roma. Ragazzi, se vi è piaciuto il video un bel like, lasciate un commento e iscrivetevi al canale. Dai!